Uomo del parcheggio, misterioso e labile. Avvicinati un po', paura non ti sentano. Sì, è un Chad, sì, effettivamente è un Chad. Cedone, cos'è il CED? Il Chad è il maschio alfa, linguaggio di internet, cioè quello con la mascella pronunciata che dirige un po' le masse, le folle. Comunque lui è il professor Martini, mio ex professore di educazione visiva alle superiori, non mi ricordo. Terza, quarta e quinta. Non mi ricordo però che anni erano, boh, non, ho perso proprio il conto ormai. Allora, io ti posso dire che, e così già la gente si diverte, Sì. che nel 2000, Vai, 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 nel fermiamoci quello che ti pare. 2006 eravamo in via Possente, ti ricordi? Certo, dove Te eri in c'era... prima o in seconda lì? Prima e secondo ho E fatto. già ti conoscevano nei corridoi, Sì, eri sì. già terrorizzabile, molto piccino e tondo. Sì, già c'è anche Giacomo, il figlio, Dopo che... sto alla tua Lo fine, eh? racconta come è nato questo incontro, per favore, Giacomo, cioè come siamo arrivati ad avere qui Entro tuo padre? prepotentemente. Sì. Allora, io facevo una seratina a Pisa, una delle mie seratine con i miei amici, a giro normalissimo. Non era ubriaco, ti posso dire questo, No, ero io io no, ubriaco, no, esatto. già, io sì, A grazie un al suo certo punto, ma appunto. che cazzo di apericio? A un certo Che cosa punto, mia, che condizioni sono ormai, adesso da buttare. in un angolo vedo un figuro. Io no, sto parlando con Kerz, mi sembra, di Sì, c'era qualcosa. Kerz ancora, sì. E non volevo che ti si rompesse i coglioni. E mi ho detto, oh, ragazzi, lasciate stare. Arriva Alessandro, un mio amico prepotentemente. No, boh, dai, oh, ma lui è figlio del mattino, lo sai che... Lui si alza, così un gigante, si alza, mi prende la testa. Dici, sei figlio te? Dimmi qua. A me tuo papà mi ha dato tantissimo. Io ho detto, chiamo la polizia, scappo. C'era Davide, un mio amico, pensava tu fossi un tunisino, volesse fare botte. E qui, no, ma... No, certo, sì. E niente, quindi alla fine ho detto, oh, venga a Santa Maria del Giudice, vengo, chiami tuo papà. Mattina dopo, Giacomo, io non ricordo niente del nostro incontro. Comunque, allora, perché siamo qua? Io ti ho invitato perché spesso, qui si parla di fumetti, cartoni animati, eccetera, e anche videogiochi, e spesso viene subito fuori il discorso che cos'è bello, che cos'è brutto, il bello soggettivo, il bello oggettivo, che cosa è arte, che cosa è no. E io sostengo, poi ovviamente mi direi di no o meno, che secondo me un bello oggettivo esiste. Un minimo. Perché ci sono dei canoni artistici che sono stati creati nel tempo, che hanno settato un po' che cos'è bello e cos'è no. E poi entra in gioco il gusto. Nel senso, a te tipo fa schifo Tarantino, no? Faccio questo esempio qui. Perché non ti garbalo quando sanguina, quando fa le sute amarrate, eccetera. Però devi riconoscere oggettivamente che è un regista di Cristo, cioè a livello tecnico sa mettere la telecamera, la fotografia sa che cos'è, eccetera. Boh, te come la pensi? Beh, Tarantino mi piace. Già questo è buono. Non mi piace, per esempio, Wes Anderson. Ah, ecco, invece a me piace, Come non mi piace nemmeno, anzi per niente, come si chiama il tizio, quello di Nightmare Before vedi? Ah, Tim Christmas? Burton, Mamma mia, che non è tra l'altro terribile. suo il film, è di il suo amico Ah, vabbè, lui è Sally. Sì, lui ha fatto il prodotto, no? soggetto, Sì, sì. però ecco, questo tipo di cose in cui c'è simmetria, in cui il simbolo è troppo leggibile, in cui la realtà è troppo alterata per fini geometrici, a me non interessa. Invece Tarantino sì, perché è sudicio, cioè è vero, no? Poi più che altro È anche nella ribalta sua anche dei astrazione. Sì, concetti, no, insomma. ma Tarantino è tutta un'altra cosa, Sì, Wes molto Anderson un po' fantastico. manierista, nel Hai senso, capito? quello, Capito? Un quello. po' in questo senso. Cioè, non, Però... forse non è nel vostro, però Peter Greenaway era uno del genere, cioè uno amatissimo dagli esteti, anche artista, grande artista, però era in questo modo qui un po'. Cioè. Però Wes Anderson, cioè, riconosci che comunque le cose le sa fa, cioè sa come... Certo, ma non sto parlando, si parla di arte, si parla di emozione, Ok, secondo me. quindi per te l'arte è emozione. No, è una delle cose che può scatenare, non è solo emozione, l'arte può essere anche calcolo, può essere anche un'indagine di mercato che tradotta in un'immagine poi ci fa capire delle cose che stanno succedendo nel mondo. Nel cinema, quando io guardo quello, ho detto mi piace, non mi piace, cioè io ho un film di Wes Anderson, non mi metto a guardarlo, quello di Tarantino, sì, insomma, capito? Prima di venire stavo vedendo un documentario su Julian Schnabel, che è uno dei più grandi artisti contemporanei, regista di Basquiat, per Ah, esempio, quel film, che prima nasce come artista. E lui per me è un grandissimo artista, e altri paragonabili a lui sono Kiefer, che è un artista tedesco, altri artisti tedeschi che lavorano in quella fascia del dopo nazismo e devono rielaborare quel tipo di... lo fanno con un'emozione potentissima e lavorano spesso con grandi, in grandi dimensioni,
in cui l'aspetto della bellezza o non bellezza è una cosa che passa in secondo piano. L'idea dell'armonia c'è, non si sa qual è quello il problema, secondo me. C'è un bello oggettivo, ok, sì, ma qual è? Non lo so. Cioè, non è quello delle scatole con Monet e papaveri o con Degas, capito? Però non può essere, perché le Demoiselles d'Avignon sono le Demoiselles d'Avignon del 1907 e sono orripilanti, sono noti, sconcertanti, eccetera. Lui ci mette 20 anni per farlo digerire al mondo, ai suoi amici, lo vedono la prima volta e dicono: ci fai mangiare, Matisse dice, ci fai mangiare la merda proprio. E dopo li nasconde, li tira fuori dopo 6 anni, poi li compra il MoMA nel 31, se non sbaglio. Io l'ho viste dal vivo, è incredibile, capito? Ma poi sono enormi. Non hai idea di bellezza, non hai idea consolante, è un'altra cosa. No, no? Lui proprio la descrive anche la morte, addirittura c'è una che è morta, ma sembra veramente una mummia. Sì, quella che si volta, no? Sì. Lui parla in realtà in un'intervista di esorcismo. Cioè stiamo parlando delle... Di Demoiselle d'Avignon. Di Picasso, ragazzi. E lui parla e dice, è un esorcismo, l'esorcismo dell'uomo nei confronti della donna. La donna che può... fare molto di più. Vediamolo. Capito? Eccola qua. No, io l'ho vista dal vivo ed è questa è quella che mi piace di più. E beh, le influenze qui sono quelle due maschi adesso, sono quelle africane, perché arriva nel Trocadero, arrivano tutte le opere, no? E lui comincia a fare quelle cose in mezzo, sono iberiche, quella a sinistra, vedi, è primitiva. Ma non è questo il fatto, è che è tutto strano. Cioè, lui si nasconde, mette a fare questa cosa. È impressionante, no? Dal vivo è vivo, è un bel impatto. Ma come quando mi sono trovato dal vivo a New York, lo stesso Pollock, io me l'aspettavo una roba più tranquilla, no? Sì, ha inventato sta roba del dripping, era fatto, era bravo, ci vuole una sega, No, ci vuole una sega, no, perché questa roba lì ho sempre un po' diffidato quando mi dicevano non ci va, come Fontana, no? Fontana se ne può parlare bene. Ne parliamo, perché di Migalba, sta roba qui. Però, ecco, trovarselo di fronte, anche lì non mi aspettavo la grandezza. Sì, lo leggi sempre nei libri, però era una cosa infinita. Una stanza, una parete. Ed è effettivamente d'impatto. E lì capisci che poi è tutto super geometrico. Sì, in realtà sì. Bellissimo. Rothko, l'hai visto? Sì, sì, sì. Visto anche Burri. Burri è bellissimo. Sai che Burri faceva i bozzetti? Quando vedi Burri che improvvisa, li faceva nelle scatole di fiammiferi. Di queste cose, bellissimo. Sono i bozzetti. E a Bologna ho visto la mostra dei bozzetti fatti prima. No, questo non l'ho mai visto. Sono cose molto grandi, di metri, e lui in realtà le progettava in 20x15, ad esempio. Allora, dov'è il bello qui? Evidentemente c'è un senso di armonia, c'è un comporre lo spazio. Molti dicono, e per me è abbastanza trasparente, penso che per Dario, che c'ha molto della pittura italiana, diciamo, che cazzo dici? C'è, perché c'è un equilibrio, sono gli spazi divisi in un certo modo, perché c'è un dietro che è quello un po' di Fontana, no? Un po' della morte, dell'ignoto che non sappiamo, no? Che è molto... Secondo me, non so se sei d'accordo, questi quadri qui, ma soprattutto Fontana, quando li esponi vanno saputi anche illuminare. Certo. Perché ho notato che l'ombra che si crea nel taglio di Fontana è simmetrica e precisa, sinuosa, quasi solo quando viene illuminata bene. Sì. Quando lo sai illuminare, Fontana è inutile anche esporlo, secondo me. Però questo è il mio modestissimo parere. No, è verissimo. Questo qua mi piace tantissimo. Questo non l'ho mai visto, ma mi sarebbe... I fretti. Mamma mia, questo è proprio bello. Poi mi hanno sempre affascinato da bambino, perché mio zio faceva il coltivatore diretto, quindi lo aiutavo, mi ha fatto guidare anche quando la terra mi piaceva tanto schianta, quella cosa. Invece lui la odiava, quella roba lì, perché gli rovinava tutto. Però l'idea di tornare alla terra, queste cose naturali, renderle alte, significa prendere un contesto e spostarle, no? È quello il problema, poi. Sì. Perché anch'io lo faccio, quello dice, sì, anch'io lo faccio quando sbaglio, che mi ricorda un po' il dolce, quello con le castagne. Ah, il castagnaccio, sì. No, c'è un che, no? Sì, però, sì, è vero. Evidentemente qual è il castagnaccio? La differenza fra castagnaccio e un Burri, no? È dove lo metti, è l'intenzione. L'idea dell'intenzione è la cosa più importante. Sapere che si fa con quell'intenzione una cosa. Beh, l'intenzionalità c'è. Ma invece perché secondo te tante persone dicono per me dopo Michelangelo non c'è niente? Perché l'idea della figurazione è qualcosa che ci lega, l'idea di un'emozione rappresentabile con la nostra realtà. Cioè non si pensa che queste immagini qui possono essere dei sentimenti che abbiamo, di amore, di odio, di disperazione, di frustrazione, di incazzamento. Guernica, per cui, per esempio, penso un'opera di odio puro, praticamente. Esatto. Picasso odiava tutti. Però Picasso non fa mai un quadro astratto, no? No. Quindi invece si parla di astrazione, ad esempio, no? Allora, qui si descrive una cosa diversa, qualcosa che non è
raccontabile se non con questo linguaggio qui. Ok. Nel senso, ogni volta che tu farai la donna di Guernica o la Madonna della Pietà di Michelangelo, fai una rappresentazione, come dire, di uno che trasporta un significato su un altro piano. Okay. Questa è l'emozione che prova una figura. In questo caso qui invece il tentativo rischiosissimo è quello di rendere esattamente quell'emozione, molto più vicino alla musica, l'arte astratta, che non all'arte figurativa, quindi, paradossalmente in questo intento. Poi prendendo per il culo Sorrentino è una vibrazione, no? L'arte è una vibrazione che sì, cerchi di rappresentare nel quadro. E ok, e poi altri artisti contemporanei, moderni in realtà, così che suscitano polemica, beh, abbiamo detto Fontana. Ma Kiefer è questo che... Ah, vediamo Fontana, dai. Fontana tagli e già hai fatto una lettura strana, perché in realtà le prime opere di Fontana, che uno le può vedere anche nel Museo del Novecento, a Firenze sono delle sculture tradizionali. Lui nasce come scultore e anche come stilista. Ok. Lui, e questa cosa è interessante, perché lui lavora in realtà con lo spazio. Quindi i concetti spaziali, che sono queste cose qui, in realtà fanno questo, cioè intervengono sulla vibrazione della bidimensione per creare la terza dimensione con il gesto minimo possibile, in qualche modo. No? Mm-hmm. Ma la cosa più impressionante è sempre questa idea di come se questo rosso fosse la realtà che viviamo adesso, io e te, e Giacomo, che qui e tutti quelli che hanno voglia di sentire queste cose, e dietro c'è questa cosa invece ignota e infinita di che non sappiamo dove cazzo andiamo quando muoiono i nostri parenti, noi, eccetera, che senso abbiamo qui. Questa è la cosa. Infatti si chiamano attese, no? Eh sì, cioè sei lì e stai fermo e te la guardi, e per entrare dentro questa, dopo che hai resistito ridendo, prendendo per il culo, lo so fare anch'io, a un certo punto dici, vabbè, allora facciamoci i conti, no? Con questa roba qui. A me è sempre piaciuto il fatto di... E anche Rothko è qualcosa del genere. Sì, Rothko è clamoroso. Mm. Però mi piaceva perché lui voleva andare oltre la tela, no? Vediamo cosa c'è, certo, oltre. Ok, certo. Abbiamo dipinto per anni e anni sulle tele, sì, però sì, proviamo ad andarci anche dentro. Vediamo cosa c'è dietro. E c'è nulla poi dietro, no? Quindi questo è... Quello è il problema. Sì, il problema è questo. Anselm Kiefer. Oh, eccolo. Eccolo qui, ad esempio. Tutta questa roba qui. Allora, questo è un artista tedesco, molto impressionante, perché cominciò a fare dei saluti nazisti nei luoghi di culto di Berlino Est e Berlino Ovest. Aia. Questo perché? Per goliardia. No, per niente per goliardia, perché doveva riportare quella contemporaneità che viveva con quello che era stato pochi anni prima. Noi siamo stati a Berlino due anni fa, e a Berlino vai e trovi tantissimo della Germania Est ancora e tantissimo del nazismo, cioè trovi due dittature come il socialismo reale che c'è stato e come il nazismo che convivono, hai sempre questa cosa storica forte. E lui interviene su questo e anche su alcune opere, lui lavora tantissimo, su alcune opere in cui riprende per esempio l'architettura nazista, quella fatta dall'architetto di Hitler, in cui per esempio il Kunstmuseum o altre cose, l'Alte Museum, sono riprodotti in serie in modo ossessivo, no? Quasi dire quel bello lì diventa una cosa di... Questo è clamoroso. Allora, questa roba ha dimensioni gigantesche, spesso, metti per esempio questo. Questo qua? Questo qui per esempio... Un campo, mi sembra, no? Sono campi, è interessante la cosa fa lui. Lui utilizza i semi di girasole come base. Le tele, metti, possono essere anche 10 metri per 8. E usa il seme di girasole e altre cose come base su cui dipinge. Qui dipinge il girasole utilizzando come base il girasole stesso. Okay. C'è un gioco così. Questa prospettiva, questa desolazione autunnale di quando ha finito i raccolti, di quando rimangono le testimonianze delle colture fatte, nelle dimensioni grandi sono impressionanti. Poi ci scrive alcune cose. Poi a un certo punto fa dei libri, vediamo se questo, per esempio questo, eccolo qua. Questi sono dei libri di piombo, fa librerie di piombo pesantissime che non si possono muovere, con dentro semi che non potranno probabilmente mai più germogliare. E l'idea che i semi siano nascosti, a uno può venire in mente la merda d'artista di Manzoni, queste cose qui, ma qui il discorso è diverso, è proprio una denuncia, no? Quasi pessimista. Sono librerie gigantesche con queste cose.
Ma più che altro sia qui che qui sembra quasi che, vabbè, la disolazione di cui parlavi te fosse anche ospite, cioè ospitasse delle ombre. Ci sembra quasi che ci siano degli uomini che ci sono, sono fantasmi che hanno compiuto la loro azione lì e poi sono passati. Questa roba qui mi ricorda addirittura l'ombra proiettata sul marciapiede a Hiroshima quando è esplosa la bomba atomica, cioè vaporizzati lì sul marciapiede. Sembra un po' stato, sembra un fantasma, uno spirito. Vedi che hanno una spessore enorme queste cose. Sì. È super materica come roba. Un altro di cui si può parlare è Richter, Hans Richter, R-I-C-H. Questo è Richter, cioè lui può fare questo figurativo quasi fotografico e questa astrazione. Richter è molto vecchio adesso, è stato uno degli artisti più importanti. Perché? Perché una delle opere sue importanti, a proposito di denuncia contemporaneità, è quando prende le immagini della, sapete cos'è la Bader-Meinhof? No. Ah, le BR? Sì, di in Germania c'erano le Bader-Meinhof. Ok, non le conoscevo. Erano un gruppo in cui il nome dei fondatori è diventato la sigla per loro e facevano le stesse cose all'incirca, non esattamente, ma insomma non è adesso importante. Queste Bader-Meinhof vengono prese, vengono imprigionate e dicono in tutto il mondo, naturalmente in Germania di più, vengono suicidate in carcere e Richter prende, ora scriviamo Bader con due A, prende fa i ritratti di loro prendendoli dalle riviste, dai giornali in bianco e nero e li dipinge a olio, mettendoli in bianco e nero e aumentando le dimensioni in altri casi. Per cui riporta... Madonna santa, questo boy è dannoissimo. Esatto, riporta quella dimensione di quelle persone morte, loro dicono, che hanno suicidato, le riporta a una dimensione, come dire, quotidiana e prende anche il documento fotografico sfocato, per esempio, del giornale e lo ridipinge in questo modo qui, lo vedete? Che è quasi una foto rubata, no? È dipinta a olio con abilità. È lo stesso che faceva con gli astratti, cioè lui è uno che passa una cosa all'altra senza nessuna difficoltà. Questa è stata una denuncia importantissima perché lui fece delle mostre avendo come soggetti solo le foto di brigatisti, in pratica, uccisi, morti, diciamo così, e messi lì. Ok, beh, questa roba qui lo diceva qualcuno anche in chat, a me ricorda invece Junji Ito, io essendo fissato con i manga, Junji Ito fa queste robe qui molto spesso. Lui ha fatto un manga che si chiama Uzumaki, tutto basato su... lui era ossessionato dalle spirali, da questo simbolo, la spirale, e quindi ci sono queste robe mega inquietanti dove... cioè la gente che viene autoassorbita da delle spirali, cioè delle cose come un buco nero che è autogene. Sì, lui è fissato con questa roba qua. Eccolo, e lui poi è incredibile che il contrario. Ha detto la sua più grande paura è la sua moglie, perché la sua moglie rompe coglioni in casa e lui vorrebbe lavorare. La prostatite aiuta. Hai citato Berlino, hai citato l'architettura. Volevo chiederti cosa ne pensi dell'architettura, cioè dove la collochi, perché se per te l'arte è emozione, anche l'architettura ovviamente dà un'emozione fortissima. Ma intanto, prima di tutto, non lo so. Te non lo sai. No, ma non lo so, nel senso che io ti dico qualcosa... La tua. Qualcosa che mi... A Berlino c'è, per esempio, il Museo d'Arte Contemporanea di Mie van der Rohe, che è una cosa meravigliosa, dove ho visto una mostra bellissima tanti anni fa, che è un grandissimo architetto, però non riesco a pensare agli architetti come artisti, sinceramente. Io non così, è solo questo. Poi c'è l'architetto che è artista, nel senso Le Corbusier, Jean Genaret dipingeva. Come è difficile pensare per me, è una cosa che fa arrabbiare spesso magari gli storici dell'arte o i critici, chi fa quel lavoro e non ha mai provato a sporcarsi davvero le mani. Mi adoravo Gillo Dorfles perché dipingeva e diceva di lui che faceva cose modeste, però si divertiva, e misurarsi con questo è molto importante, perché quando metti uno e una... Ho avuto anche colleghi molto bravi quando gli metti un pennello in mano per fare lo shodo, che è l'arte della scrittura, della calligrafia giapponese, non riuscivano proprio a dominare, a gestire la cosa. Difficile per me. Mentre invece chi scrive di letteratura fa quello. Chi scrive di musica spesso sta a suonare, no? Chi, a livello professionale, musica classica. Suoni più? No. Ma ho smesso da... Non ce l'hai più quel strumento? No, 15 anni. Ho smesso, ma perché lo sentivo come un obbligo, misero mano il violino andare all'asilo
e mio nonno finanziava le lezioni, quindi io ero in difficoltà perché da bimbo non è che dici nonno ti ho fatto buttare via 50 euro al mese per la lezione di violino, adesso smetto. A un certo punto ho preso coraggio, ho detto a 15 anni, sono periodo ribelle, facevo casino tutto il giorno, ho detto vabbè facciamo 31 direttamente, smetto anche il violino, ma non faceva per me, è una roba armoniosa, precisa, non so così. Cioè. Sì, insomma, c'è cioè anche feroce però, no? Cioè, sì, cioè, devi avere prima tante palle. Cioè. Però, sì, quello è vero, però io che sono mega pigro, super caotico, con tutto le faccio, non ho memoria, niente, no, non fa per me, non fa per me. Mi piaceva il sax, ho avuto un breve innamoramento per il sax. Pazzini. Sì, però Pazzini praticava spesso, sì. Io proprio dopo, anche lì, e diciamo che stare sotto a un insegnante mi ha sempre dato fastidio. Ti ricordi le mie lotte incredibili con la Zangari, che mi ha portato allo scrutinio finale con 3 italiano e 3 a storia. E anche con Renzoni c'era parecchio conflitto, tant'è che all'ultimo, prima di andarsene, mi dette 6. Perché aveva visto in me l'aggressività e... aveva paura. Non quello, però mi rispettava il fatto che l'avessi affrontato. Poi ero sempre una merda, però ce l'avevo aspettava, fatto. Mi disse, me lo ricordo ancora. Questo lo stimavo. Che poi lui... non aveva paura, che tu non avessi paura. Lui non faceva le medie, no? Lui ha detto, se arrivi in fondo al programma, fai l'ultima interrogazione con me, ti chiedo tutto il programma e lo sai... se pigli 6 o 7 ti pigli il 7. Io andai lì, feci l'ultima interrogazione e mi disse, non ricordo me se fosse ora... moccia, ti do 6, ce l'hai fatta. e se ne andò, poi fece citò Manzoni, mi pare, e se ne andò. Poi andò al Classico. Al Classico. E... mamma mia. E con Mezzetti non è che lavoravi molto te? No, in realtà gli ultimi anni sì, perché finalmente Mezzetti trovò il modo per prendermi, che era difficile. Insomma. Fumetto, la decorazione. Sì, lui disse, ok Dario, applica questo che ti sto insegnando. Questo... allora, io mi ricordo a Corfino... venne anche mio padre, e te questo stavi, non lo ricordo. Mi ricordo io, eravamo a Corfino e c'era una casa abbandonata e te facevi mattoncino per mattoncino, c'era una cosa ossessiva che ti dava ordine, concentratissimo, tu ne parlavi come... lo psicologo mi ha detto che era anche per il daltonismo. Ah sì, ah, è vero, un po' perché sì. I daltonici hanno bisogno di marcare ogni colore dividerli meglio e cercare di capirli meglio. E poi però cominciassi a fare quel personaggio, le formichine. Sì, sì, poi ho smesso col fumetto, ho iniziato a leggerlo e a interpretarlo piuttosto che disegnarlo, perché avevo capito che però avevo... ti sei confrontato, sì, capito? Sì, e sì, cioè sai cosa vuol dire. Com'è insegnare un daltonico, chiedeva il sultano Ferjid. Ma non, allora, dei lavori che ricordo di Dario è che naturalmente lui doveva sparare con i colori, perché i colori saturi li conosci. Rosso, giallo, il blu, alcuni blu, sì, cioè, così, sì. E tutti i passaggi invece desaturati, cioè quando si mescola che diventa diverso. E allora uno sposta e fa una cosa, è come, cioè sono quelle limitazioni che abbiamo, no? Ah sì. Però, boh, a me non, in realtà non me ne fregava un cazzo, nel senso... a un certo punto avevi detto, senti Dario, vedi questo colore, fallo di questo colore, cioè, sbattiti nel cazzo, certo. Di capire qual è il colore vero, cioè, l'espressionismo parla di quello, no? Parla di quello che senti e lo usi lì. Ma infatti mi garbava anche De Chirico, perché faceva l'osa in botta, cioè quando è andato in piazza Santa Maria Novella era in botta di influenza, boh, è svisionato, ha fatto quella roba lì, mi garbava tantissimo. E a me la pittura metafisica piace abbastanza. Paradossalmente non so come mai mi garba Morandi, ma che è, perché è grandissimo ma io è strano, eppure Morandi... uno che ha paura di uscire di Asa e disegna le bottiglie c'è in casa, sempre fatto. E quando faceva le colline tra l'Emilia e Firenze si lamentava i toscani che mettevano i cipressi che gli rompevano i coglioni. No, ma Morandi è meraviglioso. Sì, l'ho portato all'esame, l'esame università, ogni esame dovevi portare una microtesina. Era interessante, e poi ti facevano domande sul programma e portai Morandi. Le nature morte con tutte le bottiglie ammassate, questa pittura carnosa, bellissima. Ma poi si sentiva proprio la polvere, gli scaffali, che era una persona veramente, un Ikigomori quasi, cioè stava lì dentro tutto il giorno in casa. Anche Degas era un personaggio del genere. Degas non voleva che gli togliessero la polvere dalle finestre, che ricambiava la luce dentro, era tutto così. Tutti avevano poi problemi con la vista, no? Col tempo, come Monet stesso. Qual è il tuo artista preferito del Novecento? come dire, quello più stimolante, che significa tu, come uno potrebbe pensare a Stravinsky per la musica, è Picasso. Però Klee mi piace tantissimo, mi emoziona in modo
non perché sembra infantile, ma perché è uno dei più odiati per me da lì, per esempio. Già, perché, me lo ricordavo. Perché la complessità artificiosa e intellettuale, in Clay invece diventa una cosa diversa. Clay, che era un grande poeta, è un grande violinista, per esempio. Ma ho capito, la Boria ti dà fastidio un po'. Questo è che andava in giro col formichiere. Ma hai capito, queste cose, anche perché io da bimbetto probabilmente ero in quel tipo di cose, quindi mi piaceva una musica così barocca, artificiosa, eccetera, e dopo rivedi col tempo e poi ti ripulisci, no? Scremi tutto. Ah, te non sei stato un punk da giovane? No, mi piaceva un po' così, ma non ascoltavo più rock progressivo, quello kitsch, Emerson Lake & Palmer, perché mi piaceva musica classica, roba per... Quindi devi compensare. King Crimson. No, vabbè, ma che King Crimson sono bellissimi, sì, ma Emerson Lake & Palmer sono kitsch. Ok, ok. I Crimson sono belli. Sì. Vivo in Olanda, pareri su Rembrandt e Van Gogh? Dici sempre, ma... vabbè, se devi dire. Ma Rembrandt è fantastico. Sì, Van Gogh, ma è interessante la cosa di Van Gogh. Un altro artista di cui potremmo parlare, una fotografa, è Vivian Maier, è di quelle come Van Gogh che morte sono diventate famosissime. Vivian okay. Maier è quella fotografa di cui hanno trovato i negativi, Malouf, che è un... Non hai mai visto niente? No, lei. No, lei no. È una grandissima fotografa che ha rovesciato l'equilibrio. Prima si pensava che Cartier-Bresson, che Duhanot, eccetera, fossero i grandi fotografi del bianco e nero. Vediamo. La street art. Come si chiama? Vivian Maier, così. Ah, eccola lì. Ok, lei è una tata e lei sono autoritratti questi. Pazza completamente, tra l'altro. Pazza, c'è un bel film documentario su lei, usava questa Rolleiflex quasi sempre. È una tata che si dilettava di fotografia e ha fatto centinaia, guarda questa foto, ha fatto centinaia di migliaia di foto, mai stampate, le teneva nei rullini. Questa non la conosce, questa è bellissima. Un tizio ha trovato questi negativi, ne ha comprati. E c'è il film su cui, che si chiama, il titolo è Finding Vivian Maier, e i negativi sono questi quando sono stati stampati. È stata la fortuna mostruosa di Malouf, perché evidentemente ha fatto un mucchio di soldi, le mostre sono in tutto il mondo e ha ribaltato la visione che avevamo, per cui un fotografo era quello che aveva a che fare con gli intellettuali, che seguiva gli artisti, eccetera. Questa faceva la tata, era anche una matta, per cui evidentemente l'idea di bellezza e di armonia passava da altre vie. E questo ti ricorda in qualche modo Van Gogh, che è vero che si è fatto un gran culo quando è sceso in Francia, però vedete cos'è, no? Ah, sì, è la stessa perché cosa. Perché non le stampava? Questo era interessante. Rimandava pochissimo, di nascosto anche. Poi non solo... Cioè la macchina apposta che lei non doveva esatto, guardare. Esatto, la Rolleiflex guardava nel pozzetto e il pozzetto gli permetteva di vedere in questo modo qui, no? Infatti gran parte di queste foto in soggetti dal basso, le vedete ripresi? Per cui, vedi che taglio? Madonna santa. Allora, lei muore pochi mesi. Allora, lui compra la scatola che lei è ancora viva. La va a cercare, lei è diventata una barbona. Mamma abbandonata. Mia, come si fa? Guarda, e lei è morta così. E Van Gogh ti ricorda questo. Cioè, interessante quel tipo di... Cioè, non solo dopo sei famoso, ma anche prima quanto hai frequentato, no? Van Gogh aveva solo Theo come corrispondente e il postino e qualche altro disgraziato sì. In quella campagna. E poi invece evidentemente ha progettato e ha stabilito, questo è no? Una specie di miracolo. Allora, questo mi compro, visto che c'era il libro, me lo compro subito. C'è il libro col film, col DVD. Ah, boh, bravi, cazzo. Secondo te, a volte, è l'artista ad essere davvero bravo o è il critico ad elogiare così tanto, magari anche per moda, l'artista, quando in realtà magari è una pippa o produce solo croste? Ma guarda, sono tantissimi artisti nella musica, per esempio, che avevano enorme successo in vita perché i critici... Li portavano ad esempio o scrivevano di loro. E chiaramente ora il mercato è fatto soprattutto dalla critica. I critici militari. Anni fa, quando io avevo l'età di Giacomo, io facevo l'Accademia a Firenze e era già affermato un critico che si chiamava Achille Bonitoliva, che è famosissimo, che ho conosciuto, con cui ho mangiato, eccetera, che è quello che aveva, fra virgolette, inventato, o meglio, tradotto la. Come dire, l'istanza di un ritorno della pittura in Europa, in Italia, in alcuni artisti che si chiamavano Sandro Chia, Clemente, Cucchi, De Maria, e aveva imposto loro nel mondo. Erano gli anni in cui Andy Warhol diceva il più grande artista del mondo è Sandro Chia o Francesco Clemente, che stavano a New York dopo aver lavorato, e Sandro Chia ha fatto tanto l'Accademia dove l'ho fatta io, proprio lo stesso insegnante.
E questo tipo di personaggio, che era Achille Bonitoliva, riusciva a condire questa cosa raccontando, per esempio, parlando di Lorenzo Lotto, che era un pittore del Cinquecento, su cui ho fatto una tesi, tra l'altro. E riusciva per cui a dare un contesto storico a queste persone e poi ricondurle a un piano diverso, cioè contestualizzava, no? E questo significava però a livello di mercato anche un boom gigante. Cioè, questa gente li chiamava Luca Castelli, cioè la galleria Castelli a New York, era fatta da queste persone. Per cui sempre questi critici poi hanno un potere anche economico gigantesco. Il film da vedere per questo, per me è fondamentale, mi piace tanto il film di Cattelan, che trovate su Cili, che si intitola Be Right Back, Torno Subito, in pratica, e che è molto bello. Cioè, quindi l'influencer prima degli influencer. Ma l'idea anche di fare successo, cioè Cattelan è uno che voleva fare successo. E a me piace tantissimo Cattelan, cioè il Pinocchio di Disney affogato di Cattelan, che era in mostra al museo, a quello di Solomon, quello disegnato da Wright a New York. Cioè, sono cose emozionantissime per me, sono molto belle. Lui è un personaggio divertentissimo, però è uno che voleva diventare famoso, capito? Cioè, una cosa diversa da Van Gogh, probabilmente, o da Vivian Maier, in cui il percorso loro è quello di fare le cose per fare le cose, esserci in quello spazio lì, cioè vivo questo spazio e tempo intensamente, non me ne frega di quanti like mi guardano, io vivo quello per quello. E invece lui era uno che fa quello, e dietro quello c'è una marea di soldi che hanno girato. Quanto vale il water d'oro che gli hanno rubato, che è l'ultima sua, o la banana, vi ricordate la banana? Ma quindi dice che tipo l'intento, il fine, va a pregiudicare sulla validità dell'opera? No, ma non c'è una validità, un giudizio, a me piace. È una cosa, è una caratteristica diversa, cioè vale tutto, secondo me. Okay. Dico che lui vale in quel modo lì. Anche perché se vai a vedere il background degli artisti che apprezzi, eccetera, magari ti schifi, sì, perché sì, sono sì, persone sì, lontanissime da te. Cioè... Burri faceva il medico e cominciò a dipingere perché era in campo di concentramento negli Stati Uniti, capito? Gli altri hanno fatto, che si vedevano, hanno fatto gli artisti. Ma anche Picasso era combinato, cioè Picasso, certo, era una merda, cioè trattava le donne come scendi letto, sì, cioè, però è un casino, cioè Caravaggio ne ha fatti tutti i colori, è Caravaggio, e Caravaggio, cioè, quindi è meglio lascia stare sempre la persona da loro, il giudizio è chiaro che questa gente voleva soldi, cioè Picasso comprava Castelli, non è che pensavo Giotto pensava tanto a fare i soldi, anche aveva anche 12 figli, però grande Giotto, fertilissimo. Invece Muramaki lo conosci? No. Murakami è quello che ha messo, sì, il fiore, sì, che... sì, lo seguo su Instagram, è un grande. Lui praticamente, senti cosa ha detto, lui praticamente odia il turbo capitalismo giapponese, no? vendere le immagini a diritto, brandizzare tutto, quindi si è inventato questo movimento che si chiama Super Flat, sì, dove praticamente crea solamente questi pannelli giganti pieni di elementi coloratissimi, sì, che si rifanno anche un po' alla cultura otaku, quindi manga e anime giapponese. Il problema è che collabora con Louis Vuitton e tutti i grandi marchi, quindi è riuscito a prendere per il culo l'ultracapitalismo partecipando anche lui stesso all'ultracapitalismo, un po' giapponese. Ma è anche il capitalismo che rimangia tutto, no? Cioè sì, che sì, crea, sì, digerisce tutto. A me piace tantissimo. Poi lui mi piace perché ho visto nel suo studio, nel suo atelier, accoglie giovani artisti che non si cura nessuno, gli dà spazio, anche sul suo Instagram fa le foto, cerca di dargli un peso. Quindi non è uno che ha fatto i soldi e si è chiuso e vaffanculo a tutti gli altri, no? È uno che si sporca le mani davvero, ancora fa vedere, fa le statue, cerca di sperimentare, ora si è inventato il suo kaiju, il suo mostro tipo Godzilla, se lo fa, sempre tutto pieno di merda, è un grande, eppure collabora con Louis Vuitton e gli fa le borse, le scarpe, c'è una cosa che mi piace tantissimo. Vabbè, ma anche Fontana disegnava per Pucci, per gli stilisti. Invece, una, perché mi interessava, pensando appunto alla passione dei cartoni animati, non so se l'avete mai frequentata Ferrara, è pisana, è arrivata due volte, ha preso premio, ho capito chi è, premio, ho capito, a Cannes, dietro, libro su di lei, grande amica di Miyazaki. Mm-hmm. Sì. Sono dei frame, ogni frame è un quadro, è olio. Mm-hmm. Ogni frame è un quadro olio su acetato, che lei, okay, fotografa da solo. Okay. Cioè lei c'ha il piano per fotografare con una macchina analogica, l'ha sempre fatti, e ognuno di questi fotogrammi, per cui quando vedi un video ti rendi conto, è molto bello da vedere, sono emozionanti. L'audio sono bellissimi, gli audio veri fatti in casa. Cioè, qui è interessante perché
al di là del contenuto, il segno stesso con quel fatto che si modifica ogni volta, entri in un vortice, in un movimento che è quello più analogico del vero, ti trovi dentro, cioè come tutto cambia il punto di vista e ogni segno viene cambiato. Aspetta un attimo, questa l'ha fatta a bocca. Che sai che Miyazaki si alza il vento? Sono tutti effetti sonori fatti con la bocca, tutti, ah, sì? Tutti completamente. Perché voleva dare vita agli aerei come se fossero persone, no? Quindi si muovono, si pazzo completamente. Però in realtà sono delle cose organiche. Bellissimo. Ma quanto ci avrà speso per una roba del genere, tutti a registrare gli effetti. Oh, mamma mia, che personaggio. E lui, lei dice che è una persona fantastica, dopo va da lei, gli dice che ho visto il film, bellissimo, che hai fatto, gli fa tutti i complimenti e lei dice lui a me. Dico, come dire, bene. Grandissimo, no? Non so se lo trovo il libro così. L'animazione di c'è proprio lei. Sì, in copertina. Sì, sì. Prendetelo se è disponibile, penso di sì, perché ragazzi è un cioè più che altro affronta un mondo dell'animazione che è più legato all'arte, l'arte in senso stretto che all'animazione. Allora, dunque, io conoscevo Dario perché appunto rompeva coglioni nei corridoi. E lo conoscevo, c'erano le bimbette di prima, ma non è come rompere le palle, faceva battute sessiste, cose, no, che la gente non culona, esageriamo. No, dicevo, facevi. No, no, gente culona, no. Lo dicevi. Body shaming? No, perché lui lo diceva, perché lui ha i fianchi molto larghi, allora doveva un po' bilanciare. Ma non è vero, ma queste cose del culone, ma chi lo diceva culone? Ti lo dicevi. Vabbè. E poi invece ho avuto in terza, quarta e quinta, in cui la voglia di conoscere, di imparare e di sapere cosa facevano gli altri era feroce, nel senso poteva essere anche distruttiva se uno non aveva voglia di mettersi in gioco, in cui non c'erano sacralità, che questa è la cosa più ganza, era, no? Cioè potevi dire tutto a tutti senza tanta paura, no? Non proprio a tutti, a tutti. No. Diciamo, alcuni professori questo mio atteggiamento non è che lo apprezzassero particolarmente. Vabbè, io e Mezzetti. Bettini, molto. Che pazzia. Bettini, non so come abbia fatto alla fine a passarmi, però insomma, sì, Pazzini. Pazzini ebbe anche una lotta. Cioè, sì, è vero. Avete anche rotto un lavoro? Ti ha rotto lui? No. Vi siete picchiati un po'. Ci siamo tirati dei cartonetti nei corridoi. Sì. Perché avevo fatto un rutto davanti alla sua uditrice. Sì. Ah, perché che gli piaceva? Era una giovane non ragazza, lo so, forte. Non lo so. Sì, mi ricordo questo particolare. E però poi è venuta la Zangari, che ci aveva il radar per me. Cioè, arrivava, cosa state facendo? E allora è finita con io e Pazzini che spazzavamo in corridoio cartonetti esplosi e ci siamo arrivati come pazzi che la Zangari si era incazzata, non ha fatto incazzare la Zangari. Allora Pazzini era contento. Sì. Con lei. Mi dette 10 per farmi passare perché sennò mi bocciavano. E nulla, mi ricordo che quando arrivavi sì con questi film strani o con delle provocazioni o quando segnavi sulla lavagna la lunghezza del pisello che avevi constatato la mattina, poi non dico numeri, e poi una volta invece qui arrivasti e diceva ci sono dei funghi appoggio pallone, e il Mezzetti fece no, che il Mezzetti era il professore di presentazione, di pitture insieme a me, diceva, no, assolutamente, Roberto, io lo smettevo, puoi sostituirmi, si fece il foglio, io sostituivo lui per la lezione, e ti fece uscire per andare a Poggio Pallone a vedere dove erano i funghi, e poi mi telefonò e mi disse non erano così molti, però ero un po' deluso. Te che la tirasti lì, non pensavi che lui fosse così di fuori e ti prendeva in macchina ad andare a Colle Salvetti? Mi ha preso in macchina, abbiamo abbandonato la scuola, e mi ha portato a fare i funghi con lui. Sì. Io invece volevo semplicemente andare via dalla scuola, avevo trovato sto mezzo e lui mi ha annediato, ha detto speriamo ci siano davvero perché sennò sono rovinato. C'era qualcosa, ma non era un po' deluso. Però il piacere della ricerca. Lui è quello che gli interessa. È come Vivian Maier, cioè è fare la foto e non poi dopo tirare fuori cosa c'è. Lui ne regala, ogni anno mi regala cassettate di foto. Buonissimi. Ma mi è venuto in mente il concorso di professore preferito. Te lo ricordi? Che vinse il Bucchi? Non lo so, Bucchi sono ancora molto amico, lo frequento spesso. Ieri invece con Dinelli ero. Allora, quando si fa una aula magna, vengono messi all'asta i lavori dei ragazzi, presenta il riso con Dario. Dario era un istrione allucinante, qui prendeva per il culo tutti quelli che si avvicinavano.
e a un certo punto gli viene donato e la vestizione del giubbotto di jeans del Dinelli, che il Dinelli mi ha detto chiedili se ce l'ha ancora. Ce l'ho ancora nell'armadio conservato gelosamente. Sì. Veramente. Tagli anni 80, probabilmente, roba di quelle. Perché questo professore. Questo professore portava sempre giubbotto di jeans e lo prendevo per il culo. Per questo faccio delle imitazioni tremende, ma caustiche proprio dei professori. E prima cosa per il culo sto cacchetto di jeans. Alla fine a quinta me lo regalò. E ce l'ho ancora, certo che ce l'ho. La figura se lo butto via. Beh, ricordo. No, il concorso invece dei professori, ovviamente feci. Quante? Boh, 40. Non l'hanno più fatto. 40-50 caricature. Senza dire niente a nessuno. Le appesi. Nella scuola. Cos'era? Una specie di bacheca degli annunci ufficiali della scuola, una bacheca centrale, possiamo dire, all'entrata della scuola. Misi tutte queste caricature e sotto c'erano dei quadratini. E votabili. Devi mettere una crocetta per votare il tuo professore preferito. Inizia una lotta intestina tra professori per vincere. I professori all'inizio, vabbè, moccia, una delle sue solite cazzate. Invece poi diventò una guerra perché la Zangari ci rimase malissimo, prese 2 voti, 3 voti di leccaculo che gli dettero il voto. E poi c'era gente che addirittura aggiungeva crocette perché non c'era più posto. E ci fu questa roba qua. Chi ha vinto? Non mi ricordo. Oh, no, non Bucchi? No. No? Un professore Pazzini, no. Universalmente amato, ma non mi ricordo chi. E mi ricordo anche che c'era la professoressa di chimica, molto giovane, molto buona, che era l'unica che non disegnai, feci... La professoressa di chimica che c'era la storia, ma che era molto amica con un collega, ok. Esattamente, e praticamente ti affascinava questa roba qua, praticamente io feci uno sgorbio e poi avevo finto di cancellare un disegno fatto in precedenza, ho detto scusate non ho fatto la caricatura perché non so disegnare le donne fighe, una cosa del genere, per cercare sempre di ammaliare le sue simpatie. Comunque questo fu il concorso, ma bellissimo, fu un momento di aggregazione incredibile perché la gente non andava in classe per votare questa stronzata. Sì, è una specie, quando lui parla l'happening in arte contemporanea, lui faceva queste cose qui. O se no quando ti affacciavi dalla finestra di pittura, eri nell'alto edificio e urlavi fortissimo e sentivano tutti riconoscevano che era il Moccio, che poi divideva molto. Ma il stato più buffo è stato i ritorni, quando tornava gli anni dopo... E venivi, montavi in alto e ti inneggiavano e te montavi sul monumento e tutti sotto. Ti ricordi quando venne a casa con Matteo? Questo però quasi perso. No, te sei preso a casa più volte. Una volta eri in macchina con Riso, io ero con lui e Elena in macchina. Cioè la casa come la vorrei io in futuro, cioè che sembra quasi una casa di Indiana Jones, no? Con tutte le cose ammassate, bellissima per me, così, vivere così, voglio vivere così. E questa volta, insomma, prima di una curva a sinistra arriva un pullman davanti e lui, cioè una macchina scura, mi ricordo. La Yaris nera. E rientrasti, cioè un delirio. Un'altra volta invece con una ex fidanzata... Sì. Arrivassi che noi eravamo in pigiama e stavamo andando a letto. Vedo questa porta finestra grande, arrivavo con la macchina, si vedeva. Non me la ricordo. Per fortuna non me lo ricordo. No, adesso sto qua a Agnese, la prossima noce si sposa, ciao, ma è finito tutto. Mi spiace. No, invece sono contento. Sì. Per ora mi sono contento, poi vediamo dopo se c'è. Però sì. No, urlavo, facevo i versi. È molto bello dopo, perché sono giovani, ti seguono e quindi, Dario, ho fatto sta scuola, non sanno che rompevo gli occhi a tutti. No, io ho avuto degli alunni in cui sei venuto, il discorso qualcuno dice, Dario Moccia, ho detto, sei stato il nostro alunno, che sono diventati rossi all'emozione. Vabbè, Ganzo. Sì, mi raccontò il mio. Poi sei venuto a vedere anche, poi sei venuto a fare un filmato, avevo una classe anni fa. Boh, è quello che non è mai... Top show, nel numero testo, finale un GT... Ah, non l'ho mai visto io. Sì, c'è su YouTube, sì, è una roba cringe, tremenda. Che citava GTO, sì, no? Sì. L'abbiamo rivista di recente, che io non lo vedevo da quell'epoca. E quella quinta lì era una quinta buffa, tra l'altro, perché c'era... Sono ragazzi, c'erano 2 o 3 persone che lavorano nella moda. E poi, buffo. Meno male, sono contento che... Poi mi disse Mezzetti che qualche anno dopo che me ne andai, io dicevo nei video che avevo fatto il russo, riuscì a formare una prima. Perché la gente andava a iscriversi perché ci avevo fatto la scuola io. Pazzesco a volte questa roba, non me la spiego ancora. Vabbè, perché sono scuole che, cioè, voglio dire, te anni fa dicevi che era un po' casa, no? Quella cosa lì, cioè di avere l'idea di un posto familiare in cui anche i conflitti però diventano protetti, no? Da una comprensione per le persone che stanno diventando grandi, non per forza devi insegnare
a usare il bulino, no? Ma essere una persona, a fare delle scelte, queste sono le cose che si insegnano poi davvero. Come diceva Leonardi, Fabio Leonardi, è importante anche saper parcheggiare, cioè parcheggiare è una lezione artistica immensa che devi trovare. Certo, la linea. Che grande. Fabio ha chiesto, finora è stato da noi. Sì, sì, lo sapevo. Quest'altro anno è a Livorno. Al Cecioni? Non lo so, però è lì in provincia. Ha scelto di andare lì anche perché sta lavorando molto. Vabbè, lì vicino. Sì. Infatti Matteo ieri, a proposito di esperienze che ti formano, ricordava il suo calcio in culo, perché lui c'era lezione, lui giocava a pallone e gli ha preso il pallone, te lo sei messo lì e lui te l'ha tolto dal braccio, a quel punto gli ha dato il calcio in culo. Matteo ha detto ha fatto bene, quindi grande Matteo. Anche qualcuno di voi secondo me ha un problema alla prostata? Io per ora no. Per ora no. Però poi non ho problemi a farmi ficcati nel culo.